a tutti gli eroi e ben ritrovati. So che l'argomento di stasera è molto interessante, tra l'altro ha a che vedere con due ingredienti, due cose che per me non possono mancare a casa. Li vuoi annunciare tu? Bravissima, sono due ingredienti che sarebbe bello che tutti avessero a casa, golosaggini che fanno tanto bene e soprattutto appartengono alla storia. Uno è l'olio extravergine d'oliva che fa dell'Italia l'unico grande serio, diciamo, serio no, forse la parola sbagliata, diciamo di qualità. Abbiamo la più grande varietà di olive al mondo e quindi l'olio extravergine d'oliva italiano ha tutta una sua caratteristica. E chiedo scusa agli altri paesi produttori perché gli oli sono tutti buoni quando sono fatti bene e con le olive sane. Quindi partiamo da un ingrediente internazionale, ma che fa dell'Italia un vanto, l'olio extravergine d'oliva. E una golosaggine proprio perché, come tutti pensano, ciò che ci piace tanto fa anche male, sfatiamo questo mito. Ciò che ci piace, prima di tutto, ci mette di buon umore e quindi fa benissimo. Inoltre, soddisfa i nostri sensi, quindi ulteriormente è un aiuto per la nostra salute. In più, quando noi ci mangiamo una cosa che desideriamo, e magari siamo anche bravi a farla, ci dà una grandissima soddisfazione anche personale. E qui sto parlando di un ingrediente che, se vogliamo, si ricollega un po' alle feste, agli eventi, alle situazioni cordiali, ma anche a dei momenti intensi per noi. Un fil rouge, la maionese, adatta a tante occasioni, ma grande gusto anche personale. Non so cosa ne pensate voi. A me piace tantissimo. Voglio dirti, Rosita, che ho la persona che mi procura l'olio extravergine d'oliva che viene dal sud Italia, fatto con tutti i sacri crismi. Quindi io lo chiamo l'oro liquido, come tu giustamente lo hai soprannominato parlandone oggi insieme. Ricordi? Davvero è l'oro liquido. Per quanto riguarda la maionese, siccome, come ti dicevo, tu mi dai della bugiarda, io però sono una schiappa in cucina, quindi continuo con la mia finzione, ma è la verità. La mia verità è che in cucina proprio non ci so fare. E quindi la mia domanda è: se qualcuno si trovasse al mio livello, dovrebbe, e questa è la cosa auspicabile, imparare a fare la maionese in un certo modo affinché possa far bene anche alla nostra salute, o si salva qualche maionese anche acquistata al supermercato? Io sono sempre dell'opinione che i prodotti che si acquistano ai supermercati, nei negozi di gastronomia, quando sono certificati, quando sono aziende serie, assolutamente male non fanno. È un po' come il gelato, lasciami fare questa piccola divagazione. Molto spesso può essere meglio un gelato industriale perché con tutti i crismi, le attenzioni alla igiene, alla conservazione, piuttosto che un gelato artigianale. Ora so che mi starò tirando dietro qualche, diciamo, parere contrario, però rispetto tantissimo l'artigianalità, come non dimentichiamo di rispettare anche le produzioni industriali quando sono fatte a regola d'arte, mantenendo soprattutto la catena della conservazione. Vuoi chiamarla catena del freddo, vuoi chiamarla data di scadenza, vuoi chiamarla metodo di conservazione. Non demonizziamo nulla, l'importante è seguire poche, semplici ma fondamentali regole. Vengo però all'argomento, se mi permetti, che ti tocca da vicino, è che la maionese è facilissima da fare. Ok, ma una food designer come te può per un attimo abbandonare le vesti così eccelse dell'esperta in molte altre cose per insegnarmi a fare la maionese? Rosita, vuoi insegnarci a fare una bella maionese? E siamo qua proprio per raccontare le sfaccettature della maionese, partendo però, abbiamo detto prima, la nostra salute. Allora, abbiamo detto che l'ingrediente principale è l'olio e quest'olio extravergine d'oliva è ricchissimo di proprietà nutrizionali, specie se preso a crudo. E ci ricolleghiamo sempre alla maionese dove l'olio è usato necessariamente a crudo. Il nostro olio extravergine d'oliva fa benissimo per il colesterolo,
è un antinfiammatorio, è un antiossidante per le nostre cellule, fa bene al nostro cuore, fa bene al cervello, antidiabetico e antitumorale, assolutamente efficace. Ma come tutte le cose, se preso in grosse quantità, fa esattamente l'effetto opposto. E quindi torniamo a dire, ci piace l'olio, è un ingrediente che desideriamo metterlo nella nostra dieta, perfetto, ma come tutte le cose, e ricordatevi, anche quelle che non vi piacciono, quando sono troppe non fanno mai bene. Quindi, golosità con salute, il nostro olio è una golosità e tantissima salute. Arriviamo all'utilizzo più goloso, almeno a mio avviso, la maionese, che la possiamo utilizzare in tantissimi modi. Per riprendere il discorso feste, vuoi non avere i tramezzini con la maionese, i canapè con la maionese, i panini con la maionese, le decorazioni sul pesce con la maionese o anche semplicemente una gran bella ciotola di maionese che l'ospite può metterla dove le pare, anche in un ottimo pensimonio. Quindi la maionese fa anche festa. Lasciami pensare questo. La facilità di preparazione. Partiamo intanto dal concetto, e qui torniamo indietro nel tempo, siamo attorno al XIX secolo, 1800, Antoine Carême, uno dei grandi vati della cucina, chiamato il Napoleone dei fornelli. Diciamo che è stato uno dei primi a capire questo gioco tra olio e acqua, l'uovo come ingrediente principe. Però attenzione, quindi uovo come la conosciamo classica, tuorlo d'uovo e olio, un pizzico di aceto, un pizzico di sale, chi ama il pepe, e si emulsiona. Si può emulsionare mescolando a mano, chi ha un buon muscolo e vuole allenarsi. Si può utilizzare, che io credo sia la cosa migliore, un frullatore a immersione. L'importante quando usiamo il frullatore a immersione che ci sia il suo contenitore cilindrico stretto, che proprio è il kit del nostro frullatore e devo dire è l'ideale, oppure anche nel mixer, ovvero il frullatore quello a bicchiere. Rimanendo sulle tecniche di preparazione, la classica dice un filo d'olio alla volta, mano a mano che monta. Però è anche vero, e ci sono tanti tutorial anche su internet, ormai internet è diventato utile molto anche per la cucina, che insegnano, e non è sbagliato, anche a mettere tutti gli ingredienti insieme e dare una bella frullata sul nostro frullatore a bicchiere. La quantità è circa tante uova quanto tanto olio. Parlo di peso specifico. Io mi stacco un attimo da tutta questa tecnica e tecnologia per arrivare alla più classica delle preparazioni. Sì, è vero, la più classica delle preparazioni vorrebbe olio di gomito. Io ritorno al, ormai è entrato, credo, in quasi tutte le cucine, il nostro frullatore d'immersione e la sua bella, diciamo, ciotola cilindrica, ecco il contenitore cilindrico che ci viene dato in dotazione. Partiamo con l'uovo, perché forse tutti conosciamo la maionese fatta con l'uovo. Ma non è quello l'ingrediente fondamentale. L'ingrediente fondamentale perché la nostra maionese riesca è, attenzione, l'acqua. Arriviamo Oh, wow! a quella meravigliosa scienza, chiamata poi cucina molecolare, perché la scienza applicata alla cucina ne va a studiare i fenomeni. E gli scienziati, studiando tutti i grandiosi fenomeni, che se ci fermiamo un attimo, ce ne sono immensi nel mondo della cucina, fenomeni inspiegabili se non grazie alla scienza. Dalla crosticina che si forma sopra le nostre lasagne, ai gnocchi che vengono a galla quando sono cotti, all'olio che magicamente diventa maionese, sono tutti grandi fenomeni che succedono in cucina che non riusciamo a spiegarci se non grazie alla scienza. E le voilà. C'è una spiegazione a tutto. Che spettacolo! Io sto pensando alle uova montate a neve, cioè alla preparazione della panna, della crema, di tutti i ripieni. Basta mescolare dalla parte sbagliata e si smonta tutto. È incredibile! È un meccanismo che la scienza è andata a studiare. Perché il tuorlo d'uovo, l'albume d'uovo, perdonami, monta a neve, magicamente solo mescolandolo?
È un fenomeno chimico. Sono queste proteine tensoattive che inglobano l'aria e magicamente si gonfiano, cambiano colore, cambiano consistenza. E potremmo continuare anche con il semplice uovo che quando è crudo, se lo butti per terra si spappola, ma se lo metti nell'acqua bolle, quando cade rimane intero perché è diventato solido. Ma torniamo alla nostra maionese. Quindi, scientificamente, la maionese non è altro che un'emulsione di grasso, leggi olio e acqua. Il gioco delle proteine aiuta all'emulsione, cioè al coagularsi di tutte queste molecole. Partiamo dal classico uovo, ma se non ci fosse quel goccino di aceto o di senape che nel loro interno contengono acqua, il nostro tuorlo, credetemi, monterebbe pochissimo, perché il tuorlo è fatto al 99% di grassi, non c'è acqua. Viceversa, se noi il nostro tuorlo lo abbiniamo all'albume, l'albume ha una buona percentuale di acqua, ma anche questa è minima, perché il nostro albume è ricchissimo, a differenza del tuorlo che è maggior parte grasso, il nostro albume è maggior parte proteina e zero grassi. Questo lo dico per chi ama la dieta. Quindi possiamo togliere il tuorlo d'uovo e avere solo l'albume, partendo dal concetto che ci serve l'acqua. Qua. Ma ritorno ancora al nostro tuorlo d'uovo classico. Aggiungiamoci un po' di aceto, aggiungiamoci un po' di sale e cominciamo a montare con l'olio. Ci sarà un momento che o tutto va bene perché la quantità di aceto, di olio si sposano e la nostra maionese sarà più o meno un mezzo bicchiere perché un tuorlo non assorbe troppo olio, oppure potrebbe impazzire, che forse capita qualche volta. Cosa manca? Manca l'acqua. Allora, il nostro ingrediente magico, ricordiamoci, è l'acqua. Ed ecco che allora si apre un mondo, perché grazie all'acqua, al fattore acqua, possiamo esplorare un mondo di maionesi. Perché la maionese senza l'uovo è una magia che ci permette di fare tutti i tipi di maionese che ci piacciono. La Senza maionese senza l'uovo, Rosita. Intanto, tanto per cominciare, ho capito bene che la maionese fatta come Dio comanda è fatta con gli albumi e non i tuorli, o ci sono i tuorli? No, ci sono i tuorli con l'aceto, con un po' di sale, giusto? È nata così, da Carême che univa il tuorlo d'uovo, la tradizione ha trasportato il tuorlo dell'uovo come ingrediente fondamentale per la maionese, anche perché gli conferisce quel colore un po' giallo, che ormai nella memoria visiva fa di quell'emulsione la maionese. Ed ecco che allora questo fattore del tuorlo è più che altro gustativo e visivo, ma ai fini di produrre la consistenza della maionese, la soddisfazione della compattezza e della sensazione di mangiare qualcosa di così soffice, di così morbido, di così cremoso, non appartiene al nostro tuorlo, appartiene al fenomeno chiamato emulsione tra un grasso e l'acqua. Ecco che allora possiamo togliere il tuorlo, che abbiamo capito non essere fondamentale, possiamo in questo modo togliere una grandissima carica di colesterolo, perché è vero che il nostro olio extravergine ci aiuta contro il colesterolo, ma se noi ci mettiamo delle bombe di colesterolo, che sono i rossi dell'uovo, vedi che il messaggio si annulla e quindi la quantità di maionese che possiamo mangiare diminuisce, specie se siamo sensibili al colesterolo. In più, se siamo vegetariani e non mangiamo le uova, ci priviamo del gusto della maionese perché dentro c'è il tuorlo o l'albume. Quindi veniamo incontro anche a esigenze di chi non ama mangiare le uova o può essere anche intollerante alle uova. Apriamo il grande capitolo delle intolleranze e la maionese ancora ci viene in aiuto. Questo meraviglioso miracolo dell'emulsione di olio e acqua viene in aiuto al nostro godimento, al nostro gusto e anche alla nostra cucina, perché quel pizzico di maionese non guasta mai. Wow, sono incantata Rosita, non sapevo che esistesse la maionese senza le uova. Si Olio apre un extravergine d'oliva e acqua emulsionati insieme, poi conditi con le aggiunte che tu ci Attenzione, consiglierai. permettimi,
È vero, l'acqua, come ho detto, è fondamentale, ma naturalmente tutto questo meccanismo di acqua e olio va aiutato. Ecco che ci vuole un addensante, la signora proteina o in caso la gelatina, se vogliamo, che non è altro che proteina. Quindi per far sì che questo matrimonio avvenga, questa emulsione tra acqua e grasso, ci vuole l'anello di congiunzione, che sono queste proteine tensoattive. Che, vabbè, non voglio scendere sul tecnico della scienza, se no qua i grandi scienziati mi possono correggere anche sul lessico. Diciamo che è fondamentale che ci sia anche un legante, chiamiamolo proteina. Ecco che allora, acqua, proteina e grasso. Il gioco è fatto. Questi sono i tre elementi fondamentali. Vogliamo togliere il rosso, il tuorlo? Usiamo solo l'albume. Vogliamo togliere completamente l'uovo, il latte? Che cos'è? Proteina e acqua. Con 2 dita di latte noi sostituiamo l'uovo e montiamo la nostra maionese esattamente come se anziché il latte ci fosse il nostro uovo. Abbiamo parlato di vegetariani che, o magari di persone che non tollerano elementi così animali come il latte. Tu stai parlando del latte di mucca classico o di un latte anche alternativo? Bravissima, mi anticipi sempre con le tue grandissime e belle domande. Assolutamente sì, il latte può essere sostituito da un latte di soia, un latte di avena. L'importante è che abbia proteine, quindi se nella composizione tipo il latte di riso un po' meno proteine, il latte di farro un po' meno proteine, adesso scusatemi ma forse il farro ho sbagliato perché ne ha molte. Quindi l'importante è che questa bevanda contenga proteine. Quindi latte di soia, latte di avena vanno benissimo, latte scremato per chi non vuole addirittura i grassi del latte. Veniamo ancora incontro ai nostri amici vegetariani dicendovi che la nostra acqua di conservazione dei piselli, delle lenticchie, dei ceci, sono tutti legumi ricchissimi di proteine. Quindi quell'acqua di conservazione che noi troviamo nelle scatolette, nelle lattine di conservazione legumi è assolutamente un'ottima base per la nostra maionese. Chiaramente gli conferirà un po' il sapore dolce dei piselli, il sapore dolce della lenticchia o leggermente più amarognolo e grintoso dei ceci, però la maionese monterà per incanto. E questa è la nostra base dentro. Questa emulsione che vedrete si forma esattamente come la maionese monta. Ed ecco, chi non si è mai giocato la chance di cucinare o di provare l'abilità in cucina, un frullatore a immersione, il suo contenitore cilindrico, 2 dita di latte e l'olio messo a filo mano a mano che questo frullatore gonfia il nostro preparato. Ecco, la parola gonfiare significa che noi quando usiamo il frullatore, cerchiamo di inglobare aria. Nella nostra testa ci deve essere il concetto che deve inglobare aria. Quindi sollevando e abbassando il nostro frullatore, va da sé che entra aria e aiutiamo la. Stesso concetto che dicevi tu per gli albumi dell'uovo quando deve montare. Quindi vedrete che poi ci si prende una familiarità talmente meravigliosa con questo giochino di aria, grassi e acqua e proteine che ci sbizzarriamo in un mondo e scopriamo delle maionesi, e questo è incredibile. Gli inglesi, già nella fine 800, grandi amanti di questi profumi in cucina, l'agnello con le foglie di menta, bene, sfruttando le proteine del grasso di cottura dell'agnello, unito allo sciroppo, al profumo, all'essenza della menta, hanno fatto la salsa alla menta, la maionese alla menta che da sempre accompagna l'agnello. Quindi possiamo usare anche semplicemente dello sciroppo di menta con un po' di acqua e un po' di gelatina, che può essere i fogli di gelatina sciolta o la polvere di gelatina, e per incanto avremo una maionese alla menta. E chi ci guarda, chi ci vuole scrivere, chiedere, divertiamoci con la maionese. Piccolo segreto, se la nostra maionese è fatta con il latte, prenderà naturalmente un colore molto chiaro, perché nonostante che l'olio extravergine, come hai detto tu, Jasmine, ha questo colore dorato meraviglioso, nell'emulsionarsi con il latte impallidisce, diventa un po' bianco. Giochiamo con un pizzico di quella meravigliosa spezia che ci piace, che è la curcuma.
piccolissima dose, non cambia sapore assolutamente e per magia la nostra maionese diventa gialla, dorata finché vogliamo. E sfido che vi riconoscano che non è fatta con le uova, perché allora lì un po' di sale, un po' di pepe, quel pizzico di senape, quel pizzico di aceto, quel po' di limone. Se mettete di fianco la nostra maionese industriale, che poi in Svizzera ce n'è una ancora più buona e non ve lo sto a dire, se mettiamo di fianco la maionese industriale e la nostra maionese che siamo fatti in casa, degustando, la aggiustiamo sui sapori e potrete sfidare i vostri ospiti a riconoscere la differenza tra una maionese fatta con le uova e una maionese fatta da voi senza. Mi si apre Esatto. davvero un mondo perché alla fine stiamo parlando di un ingrediente che spesso si tende a sottovalutare, cioè la maionese, sì, prendi il tubetto, schiaccia, via, fai questo, fai quello, ma sentir parlare della storia di questo, come posso chiamarlo? Condimento. Miracolo della cucina. È un miracolo della cucina, davvero! E quindi grazie per averci dato la possibilità di spaziare e di poter realizzare in casa, con ingredienti sani di nostra scelta, la maionese che desideriamo, con o senza uova, con l'albume, senza il tuorlo, oppure con il tuorlo e basta, oppure senza l'uno e l'altro, mettendo un latte di soia, d'avena. E insomma, che spettacolo! Senti un po', ma la maionese con la curcuma, siccome la curcuma ha un sapore molto riconoscibile, non è che rischia magari di proprio sapere di curcuma. Allora, è sempre una questione di dosi. La nostra curcuma, che intanto è un colorante naturale fortissimo, quindi vedrete che proprio una puntina di cucchiaino già cambia il colore della nostra maionese e ti assicuro che il sapore non lo percepisci nemmeno. Però, visto che torniamo alla salute e la morbidezza di questa maionese, credo che sia l'elemento che la fa particolarmente goduriosa. Giochiamo anche con la nostra salute, giochiamo nel senso buono del termine, perché se noi la nostra emulsione di olio extravergine d'oliva, che già fa benissimo di suo in quanto l'olio è ricchissimo di ottime proprietà nutrizionali che ho elencato prima, ricordiamoci, antitumorale, antidiabetico, anticolesterolo, aiuta il cuore, aiuta il cervello, fa benissimo per tutto il nostro organismo. Perché privarci del gusto di questo meraviglioso ingrediente, sempre con le dovute dosi, goderne ancora di più, perché attenzione, l'emulsione fa volume ma diminuisce la quantità. Quindi diciamo che un cucchiaino di maionese ha molte meno calorie di un cucchiaino di olio in purezza. Poi alla soddisfazione sta a voi giudicare. Quindi sempre la salute teniamola d'occhio. E arrivo a chi? Come dici tu, il sapore della curcuma, che è un sapore molto particolare, ma se ci piace, in questa meravigliosa emulsione, partiamo dalla semplice latte e olio, un bel cucchiaio di curcuma, una bella schiacciata di pepe, che curcuma e pepe sappiamo che si attivano, perché senza il pepe la curcuma non si attiva. Mamma mia, abbiamo fatto l'elisir di lunga vita, abbiamo una buonissima, se ci piace, condimento godurioso. Rosita, mi viene da ridere perché nel mio modo di far da mangiare è molto semplice, tipo verdure al vapore, tipo la pasta dura perché mi piace molto al dente, condita in modo semplicissimo con l'olio extravergine d'oliva, il sale rosa dell'Himalaya, il pepe grattugiato al momento così. Alla fine vengo a sapere che vivrò 230 anni. Scherzo, naturalmente, mi riferisco al fatto che in casa mia non mancano mai il pepe, la curcuma, il sale, solo quello rosa dell'Himalaya, magari ce n'è anche di migliore, non lo so, poi tu ce lo consiglierai, e l'olio che deve essere un bijou. Abbiamo esaurito questa bellissima puntata concentrandoci sulla maionese. Il prossimo appuntamento è praticamente fra 2 settimane con un altro, Le Mille e Una Storia, dove ci racconterai di qualcosa d'altro che in cucina ci fa bene. E quindi abbiniamo la salute al gusto. È stato spettacolare questo tuo raccontarci della maionese, Rosita. Vorrei che tu fossi sempre con noi tutti i giorni, all'ora di pranzo. No, un attimo prima del pranzo, mentre prepariamo. E io vorrei che tutti voi mangiaste sempre molto volentieri le cose che più vi piacciono, sapendo sempre che è la quantità che fa la differenza. Io so che adesso Jasmine si preparerà un'ottima maionese alla curcuma e quella verdura se la condirà non con il semplice olio, ma con un gusto un po' diverso questa volta, mettendo
ingredienti che ami in un colpo solo, per un'esperienza nuova. Certo, l'olio extravergine d'oliva ha tantissime proprietà che sono note a tutti, ma permettimi una piccola parentesi, proprio per il gusto che ha l'olio extravergine d'oliva, viene affiancato anche da degli ottimi oli di semi. Non demonizziamo neanche quelli. Quindi, se non abbiamo in casa un olio extravergine d'oliva, ma un olio di Maius, un olio di girasole, un meraviglioso olio di vinaccioli, per tornare all'argomento vino, che tu sai mi piace molto. Ogni acino di uva ha ben quattro semini dentro, i vinaccioli, e da questi vinaccioli si estrae un olio che fa benissimo anche lui, sia alla nostra pelle che al nostro organismo. Quindi non demonizziamo nulla nella nostra cucina, impariamo a conoscerlo e quindi con tanto gusto facciamoci un grande bene. Alla prossima puntata. Grazie ancora, Rosita. E a umma, siccome non siamo sponsorizzati, dietro le quinte, visto che adesso si conclude tutto per il viewer fatto, mi consiglierai la maionese in Svizzera? Shh, non lo dire ora. Alla prossima, eroi! Ciao a tutti! Ciao.